back in ETV. Ciao a tutti, benvenuti ad una nuova puntata di Balconi TV Trento. Oggi sono qui con la compagnia Scappo Estratti, direttamente dall'Isola d'Elba, pensate. Il brano che hanno deciso di portarci è Naufragio nel deserto. Buon ascolto. Chissà cosa pensi pastore bambino, chissà cosa sogni bambino pastore. Cammini nel niente con un gregge di capre e senti un motore lontano. Camion di gente va via, dove non crescono più tamerici, dove la sete ti spia e asciuga tutte le radici. Non è facile naufragare, ed è difficile respirare. Non è facile naufragare, ed è difficile respirare. Se ti perdi, se ti perdi, tra la sabbia e il sole, tra la sabbia e il sole. Se ti perdi, se ti perdi, senza arrivare al mare, senza arrivare al mare. Se ti perdi, se ti perdi, tra la sabbia e il sole, tra la sabbia e il sole. Se ti perdi. Chissà cosa pensi pastore bambino, chissà cosa sogni bambino pastore. Cammini nel niente con un gregge di capre e senti un motore lontano. La schiavitù è cancellata solo dai libri che leggi. La schiavitù è cancellata solo dai libri di storia. Non è facile naufragare, ed è difficile respirare. Non è facile naufragare, ed è difficile respirare. Se ti perdi, se ti perdi, tra la sabbia e il sole, tra la sabbia e il sole. Se ti perdi, se ti perdi, senza arrivare al mare, senza arrivare al mare. Se ti perdi, se ti perdi, tra la sabbia e il sole, tra la sabbia e il sole. Se ti perdi, tra la sabbia e il sole. Tagliano le scarpe per cercare fortuna, tagliano speranza e trovano paura. Tagliano le scarpe dei loro fratelli, costretti a schivare colpi e coltelli. Tagliano le scarpe per cercare fortuna, tagliano speranza e trovano paura. Tagliano le scarpe dei loro fratelli, costretti a schivare colpi e coltelli. Non è facile naufragare, ed è difficile respirare. Non è facile naufragare, ed è difficile respirare. Se ti perdi, tra la sabbia e il sole, tra la sabbia e il sole. Se ti perdi, se ti perdi, senza arrivare al mare, senza arrivare al mare. Se ti perdi, se ti perdi, tra la sabbia e il sole, tra la sabbia e il sole. A nessuno piace scappare. Grazie alla compagnia Scappo Estratti, ricordiamo i vostri nomi Francesco e Massimo. Francesco, a che tema vi siete ispirati per scrivere, per comporre questo brano? Questa canzone è una canzone che racconta il dramma purtroppo di milioni di persone che dall'Africa non solo tentano di raggiungere il vecchio continente europeo. Noi conosciamo il dramma di milioni di persone che all'anno affogano purtroppo nel nostro mar Mediterraneo, ma conosciamo molto meno la storia di gente che attraversa il deserto prima di imbarcarsi per questo viaggio per mare. Noi abbiamo voluto raccontare, diciamo, la storia meno nota alla gente in generale, appunto, che viene purtroppo paradossalmente insabbiata, e quindi abbiamo fatto questa naufragio nel deserto. Per quanto riguarda invece la vostra storia? Allora, la nostra storia è la nostra vecchia storia. Noi cominciamo come Scappo Estratti, come la compagnia Scappo Estratti da poco, però Scappo Estratti ci chiamiamo dal 2006, abbiamo scampati al capestro, appunto, da questo deriva il nome, scampati al capestro, che era la corda usata per impiccare i condannati a morte. Quindi, insomma, l'etimologia della parola, del nome è importante per noi. E nasciamo nel 2006 e come gruppo di 7 elementi addirittura, quindi percussioni, 2 chitarre, io cantavo e basta, all'epoca batteria, basso, e negli anni si è inserita una tromba, ha avuto tante partecipazioni nelle nostre registrazioni. Poi adesso siamo arrivati ad essere in 3 elementi, adesso siamo in 2 oggi purtroppo, perché ci manca il nostro percussionista che suona il cajon,
E quindi facciamo cose molto più acustiche. Negli anni abbiamo fatto due CD che potete ascoltare sulla nostra pagina Facebook, Spotify, la nostra pagina YouTube, che hanno chiaramente un sound completamente diverso da quello che avete ascoltato qui, perché avevamo molti più strumenti. E noi riproponiamo anche quelle canzoni da questi due CD. Uno si chiama Il Mago del Tè e l'altro del 2014 La Rivoluzione Lenta. Riproponiamo sia quelle canzoni in chiave acustica che le nuove cose come Naufragio nel Deserto e altri brani. Se ti chiedessi invece di definire il vostro genere musicale? Beh, io ti direi che è difficile da definire perché spaziamo con tanta musica differente. Le nostre canzoni hanno basi musicali che possono venire da molte parti diverse del mondo, però sicuramente noi tentiamo di fare canzoni che guardano negli angoli polverosi, dove le masse non riescono a guardare. La nostra funzione che vorremmo avere, umilmente chiaramente, è riuscire a raccontare delle storie che non vengono raccontate, raccontare quello che sta appunto negli angoli polverosi, diciamo. Bene. Massimo, invece voi viaggiate molto per lavoro, per la musica? Abbastanza, si viaggia abbastanza, visto siamo arrivati fino a Trento. Tant'è che guidi te, poi ho guidato io. No, comunque ci muoviamo abbastanza, facciamo abbastanza live in giro per l'Italia, anche in Toscana soprattutto. Però, sì. Sì, ieri eravamo a Firenze, visto che Firenze è dietro Trento, l'angolo, abbiamo detto, andiamo a vedere le montagne. Perché prima eravamo a Livigno due settimane fa, abbiamo detto ci manca la neve. Siamo tornati. Poco fortunati stavolta. Infatti. E per chi volesse continuare a seguire i vostri brani? Allora, c'è il canale YouTube, poi su Spotify e sulla pagina Facebook andate, perché lì vi raccontiamo via via quello che facciamo durante l'anno. Tutti i nostri spostamenti, quindi potete andare lì. Se vi piace la nostra musica mettete un mi piace. Se no, non mi piace. Se no, no, cioè, nel senso. Bene, allora noi vi ringraziamo, grazie alla compagnia degli Scappi Estratti. Noi ci vediamo alla prossima puntata di Balconi TV, continuate a seguirci, un ringraziamento speciale va sempre al Muse e all'Area Musica. Balconi TV.